Inventata rapina a Leclerc. Conti di palazzo, il PD attacca. Riparte il servizio civile in provincia. Lecce, c'è tanto da lavorare. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. Apriamo con la cronaca. Ieri il centro commerciale di Cavallino è stato teatro di una tentata rapina e dell'inseguimento del responsabile da parte di un carabiniere fuori dal servizio. La fuga del responsabile però è finita in fretta. Non solo tenta di rubare un televisore dal centro commerciale, ma cerca anche di mettere sotto l'auto un militare che lo inseguiva. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, quando i carabinieri della stazione di Cavallino hanno messo le manette ai polsi di Alessandro Fina, 27enne di Monteroni, volto già noto alle forze dell'ordine. Fina infatti si è reso responsabile di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 14 l'uomo ha tentato di portar via un televisore dal centro commerciale Conad Leclerc. Un carabiniere libero dal servizio, attirato dalle urla del personale, è intervenuto mettendosi subito all'inseguimento. Il giovane, dopo essersi disfatto della refurtiva, si è dato alla fuga a bordo della sua auto, tentando di investire il militare. Sono scattate immediatamente le indagini da parte dei colleghi del militare, che ha subito dato l'allarme. Fina è stato così rintracciato e arrestato. Ora si trova presso Borgo San Nicola a disposizione dell'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina. La situazione economico-finanziaria del comune di Lecce è stata illustrata questa mattina presso la sede del PD. I dati emersi non sono per nulla confortanti. Miriam Gabellone. Non una trovata pre-campagna elettorale per screditare l'operato dell'attuale amministrazione comunale leccese, ma semplicemente per mettere al corrente la cittadinanza della situazione economico-finanziaria di Palazzo Carafa. Da quanto emerso in conferenza stampa e riportato dettagliatamente dal consigliere di minoranza Antonio Torricelli, tra l'altro sottolineato nel parere dei revisori, il comune non naviga in buone acque e per il futuro amministratore non sarà facile riuscire a far quadrare i conti. 49 milioni di euro di debiti fuori bilancio, e questo il regalo che riceverà il neo sindaco. Un disastro insomma per il futuro della città. Tra fatture non corrisposte alla Sirti, debiti nei confronti della Soget, dello IACP, dell'AXA, della Leadri per la costruzione della tangenziale est e della Lupi e Servizi, i nodi vengono al pettine. Poiché si tratta di debiti fuori bilancio riconosciuti, come farà l'amministrazione comunale a confutarli? Quali giustificazioni addurrà? Che sia stato un incidente di percorso, visti 49 milioni di euro, è improbabile. Che le alienazioni siano la soluzione al problema? In teoria potrebbero esserlo, fino ad ora però il comune ha riscosso solo 280.000 euro a fronte dei 3 milioni che avrebbe dovuto incassare. Altre soluzioni? Ripartono le selezioni del servizio civile in provincia di Lecce. I dettagli del bando sono stati presentati questa mattina a Palazzo Dorno. Per noi Paolo Panico. 15 posti per 15 ragazzi pronti ad intraprendere l'esperienza formativa del servizio civile. Le modalità di partecipazione, assieme a tutti i particolari del progetto approvato dalla Regione Puglia e dal Dipartimento Servizio Civile, che tra l'altro vede la partecipazione della provincia di Lecce, sono state illustrate questa mattina presso la sala stampa di Palazzo Adorno. Il bando parla chiaro: se la vostra età è compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti e non avete mai praticato il servizio civile, allora avete tempo sino al 21 ottobre, entro le 2, per presentare domanda. La particolarità è che l'amministrazione provinciale ha presentato 4 progetti per i giovani per dare un'opportunità in più accanto a quelle che già mettiamo in cantiere e sono stati approvati tutti e 4. Quindi significa che 4 unità per progetto, quindi un totale di 16 ragazzi salentini nella provincia di Lecce, potranno fare questa esperienza di servizio civile e, quel che è più importante, dovranno utilizzare questa esperienza con il servizio civile, con il rimborso previsto dalla normativa, per cercare di iniziare un percorso lavorativo successivo. Loro affiancheranno gli uffici dell'amministrazione provinciale per creare nel settore dei giovani, nel settore dell'orientamento e quindi dei centri per l'impiego, per cercare di affiancare i nostri dipendenti e poter costruire qualcosa per il loro futuro. Il progetto lavora soprattutto in 4 settori, quindi sulla parte relativa alle politiche giovanili e quindi il forum dei giovani, sulla parte relativa al servizio del centro impiego, quindi fornire assistenza agli utenti su tutto quello che ruota intorno alla provincia. L'altro aspetto riguarda le biblioteche, quindi biblio e provincia, e l'ultimo aspetto è quello relativo alla protezione civile, soprattutto in materia di prevenzione incendi. È evidente, come assessore alle politiche giovanili, sono molto soddisfatto per l'aspetto relativo al forum dei giovani, cioè attraverso la disponibilità di 4 unità che possono lavorare per il forum.
potremo finalmente riavvicinare le associazioni e soprattutto gli assessori alle politiche giovanili su quello che accade nella nostra provincia e quindi sulle attività culturali, informative e ricreative che si svolgono sul nostro territorio, mettere in rete i giovani che hanno esperienze diverse e che svolgono attività diverse e lavorare anche sulla creazione di una consulta provinciale giovanile. Nell'ottica di valorizzare il panorama artistico locale, ritorna in gran stile la rassegna musicale Suoni a Sud. Paolo Panico. Uno sguardo su quelle realtà musicali che, lavorando localmente underground, catalizzano consensi e interessi anche e soprattutto da parte del pubblico giovanile, cui verrà data la possibilità, attraverso workshop e momenti di ricerca, di interagire con quegli artisti che già da anni lavorano nel settore. Riparte così Suoni a Sud, la rassegna musicale riconosciuta dalla Regione Puglia, dal Conservatorio Musicale Tito Schipa, dalla provincia e dal comune di Lecce. L'evento è stato presentato questa mattina in sala giunta a Palazzo Carafa ed è dedicato quest'anno ai progetti d'autore, che volgerà lo sguardo a tutta la produzione musicale che nasce e si sviluppa nel territorio pugliese. Partendo dal pensiero Think Globally Act Locally, che prevede lo sfruttamento consapevole delle risorse locali, il progetto intende fare un salto in avanti e punta a capovolgere il paradigma in Think Locally Act Globally, intendendo con ciò dare forza al rapporto con il territorio non in termini difensivi ma in termini espansivi, valorizzando anche quegli artisti che hanno una straordinaria unicità condivisibile globalmente. Il sindaco Paolo Perrone ha consegnato questa mattina presso l'Istituto Corsa le targhe agli studenti del liceo vincitori del concorso del CNR per la città virtuale Salentide. L'Istituto Tecnico Costa di Lecce ha aperto l'anno scolastico 2011-2012 col botto. Proprio nel loro primo giorno di scuola, lo scorso 8 settembre, mentre tutti gli studenti varcavano la soglia delle rispettive aule scolastiche, due studentesse della scuola leccese, in rappresentanza dell'intera classe 4 B, attuale 5 B, e del movimento denominato Repubblica Salentina, sono salite sull'aereo alla volta di Roma per partecipare alla finalissima del concorso Inv Factor Anche Tu Genio, lanciato dal CNR per scovare studenti italiani dotati del fattore genio nel campo delle invenzioni. È iniziata così l'avventura di Mariangela Fanciullo e Morena Ragione, che hanno portato nella capitale un'idea originale, il comune virtuale di Salentide, una città immaginaria i cui cittadini sono reali e tutti salentini, che per motivi di lavoro o di studio vivono fuori dal proprio territorio, in Italia, in Europa e nel resto del mondo. Salentide vivrà sul web, avrà un sito internet attraverso il quale erogherà servizi reali ai cittadini. Dopo aver sfidato 8 scuole italiane, la classe 4B del Costa si è aggiudicata il titolo di migliore invenzione ed oggi il sindaco Paolo Perrone ha consegnato una targa nelle mani di Mariangela Fanciullo e Morena Ragione. È una bellissima iniziativa, questa scuola dimostra di essere una scuola molto attiva, molto effervescente. Oggi con questo loro progetto, peraltro riconosciuto anche dal CNR, hanno voluto mettere in collegamento e fare sentire i cittadini di Salentide, tutti quei salentini che vivono lontano dal Salento ma che al Salento sono molto legati. Ed ora la pubblicità, a dopo con lo sport. Ladies and gentlemen, Victor 1966, 45th anniversary. Victor 1966, evoluzione continua. Difesa, centrocampo e attacco, oltre che mancanza di personalità e concentrazione. Questi sono alcuni dei problemi che mister Di Francesco deve risolvere al più presto. Luigi Taurino. Non sono pochi i problemi che mister Di Francesco dovrà risolvere oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista della partita contro il Cagliari. In queste prime giornate si sono riscontrate difficoltà in ogni zona del campo, a partire dalla difesa, dove si sono impiegati giocatori fuori ruolo ed Esposito, fino a questo momento, non ha reso per quel che si aspettava. Il centrocampo, incapace di proteggere adeguatamente il reparto arretrato, è privo di un elemento capace di rompere il gioco avversario, compito che assolvevano Vives e Munari lo scorso anno. E infine l'attacco, fin troppo sterile. Contro il Siena è stato fatto un solo tiro nello specchio della porta, a pochissimi minuti dal fischio finale e per giunta quando la squadra era sotto di 3 gol. A questo si aggiunge una mancanza di concentrazione preoccupante che ha costretto il Lecce a dover rimontare sin dai primissimi minuti nel corso di 3 partite su 4. E infine una forma fisica precaria, con evidenti cali e pesantezza nelle gambe. Sono tanti i punti critici su cui lavorare, ma in fretta, rispetto al campionato passato, sono 3 i punti in meno e, a parte Cesena e Bologna, le dirette concorrenti, ad oggi, sono impegnate nella lotta per la conquista dello scudetto.
Il nostro telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci a domani.